Carissimi amici, dopo l'input dato la settimana scorsa con l'inizio della predicazione di Gesù e anche con il suo operare a favore dell'umanità, con la chiamata dei primi discepoli, entriamo ora con questo testo del Vangelo di secondo Matteo in quello che viene chiamato il discorso del monte, un discorso che è pronunciato da Gesù e che Matteo ambienta proprio sulla montagna. Come Mosè era salito sulla montagna e aveva ricevuto da Dio le 10 parole, quindi i 10 comandamenti, che in gran parte sono al negativo, no? Non rubare, non uccidere, non dire falsa testimonianza, eccetera, così Gesù sale sul monte. Questa volta non riceve le 10 parole, non riceve nulla dall'alto perché è lui stesso la parola. E lui consegna una parola di felicità. Mentre i 10 comandamenti proibiscono di fare delle cose, Gesù indica la via della felicità. E quindi in questo discorso del monte Gesù vuole spiegare alle folle, ai suoi discepoli, a noi oggi, qual è la via della felicità. È la proclamazione della felicità. Comincia con beati, beati. Questo termine beati, in ebraico ashireh, indicava nell'Antico Testamento l'uomo felice. Felice perché? Perché aveva molti figli, buona salute e godeva di molti beni. Dunque la felicità era legata alla ricchezza, alla fecondità, alla proliferazione e anche alla buona salute. Piano piano però Israele si accorge che la felicità è qualcos'altro, è qualcos'altro. E allora al tempo dell'esilio babilonese comincia Israele a ripensare alle vie della felicità e pensa alla felicità come capacità di vivere la giustizia. Beato l'uomo, felice l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori. Quindi è felice chi cerca la verità, chi è onesto nel pensare e nell'agire, chi cerca e persegue la giustizia. Poi piano piano Israele scopre che ci può essere una felicità anche nella povertà, la felicità di chi ha il cuore puro, trasparente, la felicità di chi è contento di quel poco che ha e non invidia quelli che hanno molto. Tutto questo ha preparato la strada per la consegna delle vie di felicità proclamate da Gesù. E allora Gesù definisce felici quelli che, pur possedendo, hanno un cuore da poveri, cioè un cuore capace di chinarsi con tenerezza verso gli altri, il cuore di chi non è sazio dei beni che possiede, ma cerca di condividerli con gli altri, e la felicità di chi mantiene la sincerità interiore. Dunque, chi è ipocrita non può essere felice, chi è falso non può essere felice, perché vive sempre una sorta di lacerazione, di dicotomia. L'uomo felice, come diceva il filosofo danese Søren Kierkegaard, è l'uomo unificato, l'uomo che vuole una cosa sola, che vive di una cosa sola e questa testimonia nella sua vita. La purezza che cos'è? È proprio
la sincerità, la non mescolanza, la non ipocrisia, la non falsità, è l'autenticità dell'essere umano, essere se stessi nel bene, cercando di superare i propri limiti e le proprie negatività. E poi Gesù insiste nel dire che c'è una felicità anche per quelli che si trovano in situazione di sofferenza, per quelli che versano lacrime, perché Dio stesso li asciugherà queste lacrime, come leggiamo anche nel libro dell'Apocalisse, e tergerà ogni lacrima dai loro occhi, non ci sarà più lutto, né morte, né pianto. Poi Gesù proclama felici quelli che hanno il coraggio di farsi carico della sofferenza altrui. Non sono felici gli afflitti, ma quelli che si fanno carico dell'afflizione degli altri. Dunque, quelli che sono capaci di condividere il loro tempo, la loro gioia, il loro amore con chi sta attraversando situazioni difficili. E sono felici quelli che si fanno pontefici di pace, cioè costruttori, operatori di pace, ponti di pace. Ecco, allora con questo, l'apertura di questo discorso del monte, Gesù dischiude dinanzi ai nostri occhi non la via della proibizione, ma la via della permissione, anzi, la via della felicità. E quello che Gesù presenta è il quadro dell'uomo ideale. L'uomo, per essere se stesso, deve essere felice, e per essere felice deve percorrere queste strade. Allora, buon cammino nelle beatitudini. Arrivederci. Thank you.